fai una proposta. Lancio una proposta per chi come me voglia realizzare dei documentari o dei filmati che poi nel caso un giorno possono essere premiati da una giuria esterna. Bene, e poi ci dirai di che tipo di documentario, di filmato. Di qualunque genere. Sì, nel genere. Qualunque. Ultimo test match italiano per gli azzurri del CT Prandelli qui al Renato Curi di Perugia, quindi la partenza per il Brasile in charter dove ci sarà anche Mirante. All'ultimo minuto il portiere del Parma è stato convocato come seconda riserva e sarà a disposizione di Prandelli fino al 13 di giugno. Bisogna seguire la linea di James Pallotta e non continuare ad alimentare le polemiche. Il CT della Russia, Fabio Capello, all'Aquila per ritirare il premio Socrates Parresiastes. In nome del coraggio di aver sempre detto la verità nello sport come nella vita, parla così delle polemiche ancora su Juve-Roma e in particolare sulle parole al vetriolo del portiere giallorosso Morgan De Santis, apparse sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, un Capello pompiere che predica calma, serenità e soprattutto rispetto per la classe arbitrale, cosa che in Europa è molto più forte che in Italia. Colpo di scena clamoroso a Coverciano. Qualche minuto fa il CT Prandelli ha diramato la lista degli ultimi 23 che andranno a Brasile 2014 insieme al 24esimo, la riserva Andrea Ranocchia. Il colpo di scena si chiama Pepito Rossi, l'attaccante della Fiorentina. Al photo finish non riesce a salire sull'aereo che porterà gli azzurri in Brasile per il Mondiale. Fra 14 giorni l'esordio a Manaus contro l'Inghilterra. Rossi paga i 6 mesi di infortunio durante lo scorso campionato, nonostante avesse recuperato un buono stato di forma nella parte finale del campionato e avesse giocato titolare l'amichevole contro l'Irlanda a Londra il 31 di maggio. È un sogno che si realizza per questi tre ragazzi, che sono tre ragazzi eccezionali e umili. Ora sono la forza dell'Italia. Un'ultima domanda da procuratore, notizia molto fresca, la FIGC, insomma, non ci saranno più le comproprietà dal 2015, da procuratore Donato Di Campli? Giustissimo, era un'anomalia soltanto registrata in Italia, ora è stata cancellata, è giusto che fosse tutta l'Italia. Gli italiani stanno invocando a gran voce il ritorno in campo di Marco Verratti, lasciato a sorpresa in panchina per tutti i 90 minuti di Recife. A sponsorizzare il suo rientro per la gara da dentro o fuori c'è anche l'ex compagno di squadra ai tempi del Pescara, Damiano Zanon, che commenta l'esordio mondiale del talento di Manoppello contro l'Inghilterra. Io l'ho sentito, non è una giustificazione, l'ho sentito il giorno prima che aveva la febbre. Marco comunque sia, credo che quando giochi a certi livelli bisogna avere anche una forma fisica importante. Dicono l'amore non è età, volo verso la mia libertà, vivo la mia storia come Peter Pan. Vivo la mia storia come Peter Pan, la storia d'amore di Francesco Totti per il pallone. Monti è sembrato molto più pungente, aggressivo, quasi grillino nell'intervenire, nel rispondere e poi anche nel lanciare frecciatine ai propri avversari politici. Ma l'ultimo Monti o l'ultimo Monti? L'ultimo Monti, quello d'Annunziata. E il primo Monti. Invece è quello che piglia il cane? Il primo Monti probabilmente è ancora poco incline all'impatto mediatico e quindi adesso, probabilmente adesso sta migliorando. Non sapeva bene cosa fare col cane. Esattamente, la Sud America è sfida a un tabù, quindi parliamo qui intanto di statistiche dei mondiali già disputati in Brasile, della storia da parte della nostra nazionale, nel 1950 in Brasile, nel 1962 in Cile, nel 1978 in Argentina, tutte le volte mai arrivati in finale, quindi è un tabù quello sudamericano da sfatare per la nazionale di Prandelli. Ospite Gianmarco Menga, giovane collega del centro, collaboratore del centro, dall'Aquila. Sì, buonasera a tutti. Benvenuto. Esordio qui a TV6, ma in passato di esordienti ne abbiamo sfoggiati tantissimi, molti di questi hanno avuto anche fortuna, quindi è la stessa che auguriamo. Speriamo, a te. Con Gianmarco ovviamente parleremo di L'Aquila Chieti. Per commentare questo Gianmarco primato, perché in questo momento L'Aquila è lassù. Sì, primato inaspettato. Comunque la società l'aveva detto fin dall'inizio, l'obiettivo minimo dell'Aquila da neopromossa era entrare tra le prime 8. Però come dicevamo a telecamere spente, l'appetito si è mangiando e quindi adesso da capolista certamente.
chiaramente velocizzando l'azione tramite la prestazione atletica, preparazione a secco, anche sedute atletiche di richiamo durante la settimana, questo ha fatto sì che si lavora meno con il pallone tra i piedi e di conseguenza si ha meno tecnica, come dice il mister, e anche forse uno spettacolo, perché rivedendo anche le partite degli anni 70-80, insomma, tecnica, saltauomo, l'inventiva proprio e il genio di ogni singolo giocatore è venuto un po' a mancare. Quindi in questo senso secondo me siamo più retrocessi che andati avanti nel corso del tempo. Sì, sono d'accordo. Riposizione. L'Aquila però non ci sta, prova subito a reagire con Tommaso Ceccarelli, il sinistro largo, non di molto. Ancora Aquila poi con Scrugli, il traversone in spaccata, San Domenico non trova la porta. Al minuto 28 l'Aquila però trova il pareggio, Scrugli si trasforma in Giotto e disegna questa parabola imprendibile per Bacci, 1-1 e tutto da rifare per il tutto cuoio nel replay. Riammiriamo la splendida traiettoria del fluidificante ex Pescara. Nella sua commedia Dante lo incluse tra i beati del paradiso, ma domenica pianodaccio San Domenico, quell'aquilano di nome Salvatore è sceso all'inferno e ha esorcizzato il diavolo, regalando il derby all'Aquila intera e al neotecnico Zavettiere. San Domenico, una vera e propria bestia nera per il Teramo, colpito dal folletto campano sempre a pianodaccio con la maglia dell'Arzanese, sia 2 anni fa, piatto destro chirurgico che valse l'1-0 finale, sia la scorsa annata, grazie ad una delle due reti che determinarono la vittoria esterna dei suoi, un diagonale dalla destra molto simile a quello di domenica scorsa. Stesso avversario, stesso stadio, stessa porta.